secondo appuntamento con quei bei ragazzi, Alessio, Elena, Marica, Paolo. E niente, questa sera, dato che siamo in atmosfera Oscar, ricordiamo anche tra il 7 e il 8, se non sbaglio, e si fanno pronostici. Così poi la smettiamo per sempre. Esatto, non insultiamo più potere il cane. Stasera andiamo. Ne ha prese troppe. E la cosa si può partire, vedete. Io ho partire dicendo il feedback video audio sempre del esatto, sì, gestirà anche una volta è andato malino. Fatti sapere. Cosa facciamo ragazzi? Partiamo subito parlando dei film diciamo più caldi, andiamo subito sul miglior film e poi da lì andiamo con le categorie a cascata. Io sono d'accordo. Sì, magari teniamoci i pronostici alla fine della puntata. Può essere. O i nostri favoriti. I nostri favoriti alla prima puntata. Un saluto a Dominic. Grazie. Grazie. Oh, finalmente qualcuno mi commenta. Nessuno dice niente. Abbiamo preparato dei bellissimi panel che abbiamo preparato, scaricati direttamente da un sito. Beh, non ho capito quindi cosa diciamo. Vai, con miglior film. Facciamo miglior film? Votiamo miglior film sulla live. E veni attimo, ciao grandissimi, ci dice il signor Sagredo, buonasera a lei, buonasera. E parleremo anche di Licorice Pizza, che so che lei ha apprezzato, ma non compreso, come se non l'avesse incontrato. E quindi questa sera avrà le risposte tanto attese, accompagnate. Ma tutto questo noi però non vediamo niente. Esatto, interessante. Pensavo che lo preparassi. C'hai ragione. Non lo facciamo di lavoro, evidentemente. Ragazzi, comincia adesso, vai. Film. Best Picture. Cerchiamo di tenere le preferenze Belfast, di Belfast abbiamo parlato, anche un po' di Power Pop the Dog, anche se io ho qualcosa da dire. Vale, dopo. Da cui volete partire? Allora, innanzitutto diciamo com'è la situazione per quanto riguarda i possibili vincitori. Diamo un attimo un orizzonte di possibilità. No, mi sa che sei fuori dall'inquadratura. A chi ci ascolta? Includiti. No! No, ma sono tanti temporanei, se invece la slide... Ho bagnato un sacco il letto. È una frase che non diceva quando avevo 13 anni. Non è il massimo. Posso dire meglio del computer? Comunque il computer sta bagnato. Però... Ma veniamo a noi. Esatto. Queste frasi che non dicevo da quando avevo 13 anni. Dicevi? No, allora, orizzonte di possibilità per quanto riguarda possibili vincitori. Sì. Fino a qualche mese fa, Belfast e Power of the Dog erano i principali candidati, contender che potevano ambire la statuetta più importante. Però nelle ultime settimane abbiamo registrato l'avanzata di un insospettabile film commedia. Quale? Che è Coda. Coda. Davvero l'avanzata di Coda? Il segno del Coda. Family Dramedy. Yeah. Family Dramedy. Che diamo un attimo un contesto, non so, voi tematica. Sì, diamo un attimo un contesto. Cos'è? Allora, parliamo... Cos'è Coda? Coda è un film che potrebbe essere benissimo classificato come un film per teenager. Sì, o anche per famiglie. E anche per famiglie, sì, però ben fatto. È un film... Io l'ho visto con la mia figlia. Io mi sto curando. Sto correndo su qualche cavolata. E parla di questa famiglia di pescatori. Commercia del pesce e che però è sordomuta principalmente. Dico principalmente perché in questa famiglia composta da padre, madre, fratello e sorella, la nostra piccola giovane, non mi ricordo come si chiama, protagonista sa benissimo lingua dei segni, ma può sentire e non è sordomuta. Quindi diciamo che è importante tutto questo anche perché all'interno del film diciamo che svolge un ruolo di... lei è un portale tra il mondo
della sua famiglia e il mondo esterno che, con cui diciamo la famiglia può comunicare e è la risorsa perfetta per, anche per il commercio, insomma, del pesce, vabbè, vicende che si inseriscono all'interno della trama ma che sono secondarie rispetto alla cosa principale perché la, la nostra protagonista ha un sogno. Ruby Rossi. Ruby Rossi. Si chiama così. C'è un po' di Italia in questa cosa. Ma in realtà è un remake di un film francese, La famiglia Bélier. E la nostra Ruby ha un sogno, quello di cantare. Sì. Inizialmente si avvicina a questo sogno perché ha una cotta per un suo compagno di classe, lui si iscrive al coro, quindi lei deve scegliere la materia facoltativa e origlia un po' quello che dice lui e allora si iscrive al coro pure lei. C'ha una voce pazzesca, insomma, questo si capisce già, cioè si capisce dove il film vuole andare a parare in qualche modo sin dall'inizio. E ero un po' seguita un po' da questo maestro di canto, che è una figura abbastanza comica, che non voglio fare polemica, ma vedendo il film doppiato in italiano è veramente un personaggio cretino. Però forse, cioè, penso che in inglese sia, non so, meglio. Meglio. Sì, sì. Bellante. No, non l'abbiamo visto doppiato. Sì, lui è latinoamericano. Doppiato, voi sì. No, no, no. Inglese? Doppiato. Io doppiato lì, mi pare. Volevo interrompere l'introduzione dicendo che viene presentato come drammatico musical, ma alla fine di musical. No, raga. Specialmente lei che canta Johnny Mitchell per il... Esatto, lei è molto brava, però... Per il piacere di Sagredo. Però sostanzialmente è un film, a parte essere molto piccolo, ma questo non è un... Cioè, un film proprio da... Da famiglia, famiglia sì. E... Viene dalla Sundance, no? Sì, no? Sì, potrebbe essere. Sostanzialmente è il film più inclusivo, possiamo dire, possiamo usare questo termine. Sì, poi anche una bella riflessione su questo, questa dinamica di discriminazione al contrario, quindi la ragazza che è l'unica, diciamo, esatto. Da questo punto di vista normodotata, eccetera, viene un po' ghettizzata, diciamo, a tratti dal resto anche della famiglia. Un po' sfruttata. Parecchio sfruttata, cioè sono tre accolli quelli. E non... è, diciamo, ostacolata nel vivere la propria adolescenza. Però, poi, una volta guardata, almeno per quanto mi riguarda, cioè, lo guardi e dici carino. Sì, diciamo, secondo me c'è un momento, una scena molto bella. Sì, vabbè, non facciamo spoiler, ma è un momento in cui anche il, diciamo, lo spettatore viene, allo spettatore viene consegnato la caratteristica principale della famiglia. Ah, sì, è vero. E è un momento molto partecipativo, sì. Molto, molto commovente. Mm-hmm. E questo è il momento forse più bello. Però in generale concordo con Ella sul fatto che è un filmetto, filmetto proprio negativo, ma un filmetto carino. Cioè, allora andiamo che dalla sua al taglio da film da Oscar, cioè commovente, con un messaggio, sì, però i film da Oscar di una volta, il problema è che i film da Oscar di una volta c'è qualcuno che diceva. Ma poi mi sembra che sia... Questo film, allora, a parte che... Nel senso che questo è un problema atavico degli ultimi anni, che comunque non ha incassato niente ed è stato distribuito per la maggior parte dei paesi on demand in video. Sì. E questo fa capire l'industria si sia modificata negli anni, come Hollywood guarda se stessa, ma questo non solo per coda, cioè Il potere del cane non è stato un film, che è il secondo, è il favorito. Non è stato un film visto sicuramente tantissimo, ha generato molto poco per quanto riguarda anche il ritorno economico di Netflix. Mm-hmm. E anche se non sappiamo i dati, perché Netflix non dà i dati, sicuramente non ha fatto guadagnare Netflix quanto un film che uscirebbe in sala. Poi è un film d'autore che sostanzialmente non è per il grande pubblico.
E il fatto che Coda porti l'araldo del film da Oscar fa riflettere. Ma qualcuno ha capito perché il titolo? Ah, vuol dire Children of Dead, sì, Death, scusate, dei morti. No, vedere. Amore, e comunque perché è favorito? Perché sostanzialmente nell'avanzare della stagione dei premi ha iniziato a incassare dei grandi riconoscimenti. Ha vinto il Producers Guild Award, il PGA, che sarebbe il premio dei produttori, che è il premio, diciamo, più importante, perché a parte perché i premiati miglior film sono i produttori, quindi agli Oscar, quindi diciamo quello da il PGA dal senso del premio, cioè è la cosa più vicina a miglior film agli Oscar. Dal 2009 ad oggi solo tre film che hanno vinto il miglior film non avevano vinto i PGA. Ok, sì. Cioè, Moonlight 1917, La Grande Scommessa, avevano vinto il PGA. No, scusami, La La Land 1917 e Moonlight. Non avevano vinto. La La Land 1917 e La Grande Scommessa hanno vinto il PGA, ma non... Sì, perché ancora torna. E poi ha vinto il miglior cast insieme agli Screen Actors Guild Award. Ma ai BAFTA, ovviamente. Ai BAFTA ha vinto miglior sceneggiatura, poi ora ci arriviamo. Miglior sceneggiatura non originale, provandola a The Power of the Dog, che è un premio che si contendono, cioè chi vince quello forse va verso Comunque rispetto all'attore, diciamo, sordomuto, cioè non so, mi sembra interessante, per esempio, in un horror che, vabbè, di cui non stiamo a parlare, che è A Quiet Place, che ha mille difetti, probabilmente, insomma, non passerà la storia, però l'attrice, secondo me, migliore di tutto quel film, che emerge dalla serie di due film, uno e due, è una ragazzissima ragazza sordomuta, e anche in quel caso il film dialogava con la sua disabilità, anche coinvolgendo lo spettatore, quindi è in realtà molto interessante vedere sulla scena attori sordomuti, come sempre. Qui in famiglia è un po' la novità, perché non credo che sia mai capitato, magari insieme nel film, a parte l'originale. Sì, comunque a peso di sordomuti c'è una parte in Drive My Car, non so se vogliamo arrivarci subito. Vero? C'era una parte. Anche qualcun altro. Non so in Drive. Perché non credo. Tre. Beh, okay. Anche Quattro Matrimoni in Funerale, se proprio vogliamo dirlo. C'è il fratello di lui che è sordomuto. E c'è lo stesso scambio di dialogo in cui, nella traduzione, come in una scena di Coda, nella traduzione tra, diciamo, udenti e non udenti, la persona, esatto, che può conoscere entrambi i linguaggi, cambia stavolta il significato ai danni delle persone udenti di solito, quindi è molto divertente. Però quindi, vabbè, cioè miglior film alla fine, miglior film sono per Coda, che... Coda o Il potere del cane, che è sempre stato il favorito per tutti questi mesi. Netflix ci ha investito un sacco di soldi, sì. Netflix ha investito... Ma devi riguardarlo. No, io non lo devo riguardare, ma tra poco arriva un altro... Aspetta. Diamo che, quindi Coda e Il potere del cane sono i favoriti. Subito dietro Belfast, che però ha perso veramente molto terreno rispetto a mesi precedenti. Addirittura rischia di perdere anche la sceneggiatura originale, che sembrava locked, cioè come si dice, sembrava prenotata, diciamo, da tempo, ai danni di Coris Pizza, che sarebbe invece la gioia per tutti gli amanti di Paul Thomas Anderson. Ciao Paul, se ci segui da Los Angeles, poi magari ne parliamo. Quindi. Ed è andato, è un pochino a scemare, anche sembra essere andato Drive My Car, che nonostante le quattro nomination, essendo un film giapponese di tre ore, aveva
si è portato a casa 4 nomination, quindi oltre il miglior film straniero, il film internazionale. È arrivato anche la regia, è arrivata la regia al film e alla sceneggiatura non originale, perché tratto da un racconto di Murakami. Sì. Alessio, Elena e Marika hanno visso questa settimana e sì, possono dire... La scorsa, però comunque recentemente. Beh, possono dire la loro. Parlate voi che io ho degli agganci poi con gli altri film. No. Credo che Marika sia la visione più fresca in realtà. Sì, qua, oggi. Io ho fatto davvero di guardarlo in due serie diverse, come dicevo prima Marika, forse non dovevo farlo. Mi ha aspettato un po' troppo il ritmo e è già piuttosto lento. Però l'ho visto 4 serie fa. Sì. Allora, innegabilmente è un film lungo, cioè non c'è altro modo di definirlo perché sono 3 ore. Per quanto mi riguarda, non ho percepito la lentezza, cioè è un film lungo e probabilmente anche lento nel modo di distribuire le scene, però per quanto mi riguarda non ho percepito questo come un peso nella visione, anzi l'ho trovato un film, vabbè, ma prima di dire come l'ho trovato, magari il racconto della trama. Sostanzialmente diciamo che in queste 3 ore non succedono moltissime cose, la trama si potrebbe anche snocciolare in modo molto rapido con la storia di questo attore di teatro sulla quarantina di mezza età, arrivato già al successo nella sua carriera, diciamo, attoriale, che viene chiamato dopo un avvenimento centrale, diciamo, della prima parte del film, che è la morte di sua moglie, viene chiamato, e non è in realtà uno spoiler perché l'ha premessa tante altre cose. Prima mezz'ora. Esatto. Tra l'altro una serie di cose che pongono questo uomo. Sì, no, una finita devastante. Esatto. Veramente bastonato, viene chiamato. Loro due sono, loro due avevano già perso il film. Esatto, sì. Quindi nella vita matrimoniale già c'era stato questo grave lutto, poi all'apertura del film il protagonista perde anche la moglie. Tra l'altro scopre di avere un problema di salute, quindi complessivamente una situazione veramente molto tragica. E la moglie c'ha qualche scheletrino. E la moglie con qualche scheletrino. Cosa succede? Che viene chiamato a condurre la produzione, sostanzialmente un po' da capo comico, un po' da, diciamo, regista teatrale, di uno spettacolo, cioè di una... diciamo, sì, di una messa in scena di Giovanni a Hiroshima, se non sbaglio. Quindi lui, chiamato dalla produzione di questo spettacolo, si sposta con la sua macchina dalla città dove vive a Hiroshima, e quando arriva, essenzialmente, la produzione dice: guarda, perfetto che lavori con noi, eccetera, eccetera, però ti dobbiamo sostanzialmente affidare ad un autista. Quindi c'è questa particolare, inaspettata, diciamo, entra questo elemento inaspettato dell'autista, perché in realtà questo il nostro protagonista arriva di Hiroshima con la propria macchina, quindi perfettamente in grado di spostarsi e di guidarla, eppure questi per vari motivi non però diciamo molto curiosa, per l'altro per un fatto legale, sì, sì. Quindi non è nemmeno una scusa no. Così campata per aria, cioè non possono transigere, cioè deve essere guidato, sì, terribile, e deve essere guidato da questa autista che si scopre essere una giovane ragazza di 23 anni. E quindi questo è quanto nel film, nel senso che poi tutto il resto, tutte le altre scene, le altre, naturalmente poi c'è la preparazione di questo spettacolo con tutti quanti gli attori, anche lì tante storie che si intrecciano, però sostanzialmente questo è il nucleo narrativo. Poi da qui i personaggi si incrociano, naturalmente la macchina diventa anche un po' il, come posso dire, esatto, il teatro vero e proprio degli intrecci di queste due vite del protagonista, in realtà quasi due protagonisti però, dell'attore e dell'autista, della giovane ragazza, che si incrociano, che man mano si scoprono, anche prendono dimestichezza l'uno con l'altra, quindi questo, e poi tutta una serie di avvenimenti e, diciamo, effettivi ed emotivi che si susseguono dopo. Quindi questo è il film, due personaggi accomunati da un'apatia tremenda. Esatto, cioè un'apatia tremenda che per la prima almeno ora e mezza ti fa dire, almeno a me, cosa sto guardando, perché effettivamente, cioè, è molto difficile rispecchiarsi in questi personaggi, perché sembra che nulla possa scalfirli, almeno questo è un po' quello che ti restituisce, perché non capisci una statua di cera e gliene succedono di ogni, di ogni. Quindi nel senso rimani abbastanza stupito. Poi
io per esempio avevo delle mie opinioni su il loro mondo emotivo interiore, soprattutto del protagonista, di cui si sa molto in realtà all'inizio del film, e quindi mi dicevo tra me e me, non è possibile che questa sia una statua, deve accadere qualche cosa, no? E quindi poi pian pianino vedi effettivamente se hai avuto questa percezione che qualche cosa invece accade, però appunto nella dinamica del film, che mi rendo conto può anche non piacere perché sicuramente ha dei tempi estremamente scenici, nel senso anche teatrale del termine, dei dialoghi anche molto irreali in questo senso, molto appunto teatrali secondo me, che quindi possono essere anche, non lo so, difficili da digerire, però a me sono molto piaciuti. Sì, Mari, sì, no, direi, allora io mi è piaciuto veramente tantissimo, sono strafresca di visione perché l'ho finito praticamente due orette fa e l'ho aspettato come Alessia, ma l'effetto non è stato lo stesso perché non ho percepito come Elena in alcun modo la lentezza del film. Non so, secondo me è un film in cui quasi quasi il tempo della realtà e il tempo della storia coincide con quello del racconto e in qualche modo ti accompagna seminando proprio a pollicino, come un po' di pane per la strada, tutte delle cose piccole che succedono, che tu appunto ti aspetti che smuovano il protagonista, che invece è uno stato di sale incredibile, ma tutto questo si ripercuote sul suo mondo interiore. E la cosa che più mi è piaciuta è proprio questa cosa qui sui la caratteristica di come vengono rappresentati i moti dell'animo, che secondo me è una cosa che hanno molto, e qui poi vabbè, quando parlerai per te, magari può essere un assist per il film dopo, Licorice Pizza e poi vabbè, The Power of the Dog, perché io devo dire sempre qualcosa, e perché? Perché secondo me Drive My Car rappresenta i moti dell'animo in un modo incredibile e con un tocco sofisticato, cioè i dialoghi di cui parlava prima Elena sono sì complicati e artefatti proprio perché teatrali, ma è come se veramente siano delle figurine appiccicate su un album ma che scompaiono. Perché? Perché i dialoghi teatrali sono in bocca degli attori e quindi non c'è modo perché questi possano essere stucchevoli, si esprimono con un linguaggio che è essenziale e che fa parte di loro e che quindi non è mai sbagliato, che non sbava mai. Poi ci sono, secondo me, dei momenti veramente incredibili in cui un momento dell'audizione, non so se magari sì, può venirti in mente una cosa, e un secondo momento in cui nella macchina, in cui gli attori è come se recitassero al pubblico e quindi tu diventi un altro attore, cioè tu diventi attore a tua volta dell'opera teatrale che stai guardando e che al contempo viene messa in scena. È tutto un po' a matrioska ed è tutto così finto ma nello stesso tempo anche reale, perché pensi, ah ok, no, questo dialogo ha di rigore, è troppo esistenzialista, è troppo filosofico, è troppo, ma in realtà non è troppo perché è in bocca degli attori, che questo secondo me è la forza del film. Ed è una cosa che in Licorice Pizza è diversa, perché i moti dell'animo vengono esaltati e vengono tirati, stirati all'estremo, sono fuoco in mezzo a tutte le altre cose della normalità che accadono, sono saturati. Mm-hmm. Invece è una cosa che, e quindi altrettanto in un modo particolare, altrettanto ben trascorso sullo schermo. È una cosa che invece secondo me The Power of the Dog non sa fare, perché a me sta benissimo che Cumberbatch sia incazzato col mondo, sia arrabbiato anche con le pietre, sia represso. Va benissimo, ma secondo me è un essere, cioè, queste cose vengono trasposte in modo totalmente sbagliato, cioè come se fosse proprio in modo traboccante e molto, molto male, niente, basta. E quindi sì, Drive My Car mi ha fatto impazzire, soprattutto due scene, una sulla neve, non voglio fare troppi spoiler, e una successiva in un teatro con un dialogo recitato in cui c'è succede? No, niente. Ah, ok, in cui c'è appunto quell'attrice che
sono dovuta. Sì, quella che... Altra scena bellissima è quella del sigaretto in macchina. Ah, sì, fantastica. Bellissima. Sì, quella più fantastiche. E poi questa cosa del viaggio, della macchina, drive my car, guidare sì. Cioè, col contraddittorio. No, io ho solo due cose da dire. La prima, per tornare un po' sul discorso tecnico, ho adorato i titoli di testa a 40 minuti. Ah, sì, bellissimo. Una scelta fantastica. Sì. Forse è il momento in cui ho voluto di più nel film, perché ho pensato, ora si parte per un viaggio fantastico, con questa macchina che scorre insieme a esce dalla città, no? Sì, esatto, proprio in quel momento sì. E si dirige verso i cioè, tutta la prima città, cioè tutta la prima parte è cittadina di lui che va in giro tutta la prima parte a ripetere molto urbano sì. Una volta che praticamente lui lì si stacca dalla vita precedente e va a ricercare se stesso sì. Anche le aspettative lì è un po', cioè, è un po' come sempre il viaggio dell'eroe, no? Vero, ma non è vero, vai in uno spazio altro per ritrovare, tanto uno spazio che è anche, diciamo, ormai fuori dalla storia, sostanzialmente, no? Per quello che è successo, cioè, è uno spazio, non dico fuori dalla storia, però che la storia lo ha relegato a un fantasma. Lui va in un posto fantasma e ha con sé al fantasma della morte. Esatto, sì. E la propria coscienza, che poi diventa presa di coscienza. Sì, sì, esatto, sì. Perché il lavoro che deve fare è... Io tutto questo lo riconosco, cioè nel senso io riconosco tutto esatto, quello che... Dire anch'io. Ma sostanzialmente, a me è piaciuto, anzi lo definirei, posso anche usare l'appellativo scontato di bello, cioè è sicuramente un bel film. Ho una ritrosia proprio epidermica nei confronti di molti film che fanno sempre questo, cercano sempre di imbastire il paragone tra arte e vita e in questo modo non so, se non c'è un, cioè questo forse è un problema, se non c'è un discorso radicale anche sul linguaggio del cinema, non è che non ci deve essere per forza, però in questo senso avrei preferito che ci fosse più attenzione, più ricerca su ad esempio il linguaggio del teatro, che è il palcoscenico della vita del protagonista, e invece c'è un discorso formale e tecnico molto sobrio, molto elegante, ma che non mi ha stimolato. Cioè, quello che doveva stimolarmi intellettualmente, cioè che è il discorso intellettuale, non l'ho fatto. Però secondo me c'è tipo la cosa che ti dici, la separazione tra, cioè il parallelismo tra vita e teatro, secondo me appunto si, non so come dire, diventa neutro nel momento in cui il teatro è la vita dei personaggi. E io ho avuto la stessa sensazione, e mi sono sentita attrice anch'io e portatrice. È come dire la stessa cosa film... in quelle scene. Certo, in cui ma è come dire che i film di tengo guardata film, e non c'è la postura. Vai. No, è come la bella scontrosa di Rivetto o la ritratto da Giovanni Fiamme, in cui sì. La pittura diventa strumento per parlare della vita dei personaggi. E, è una cosa simile, no? Lì qui c'è il teatro, qui c'è la pittura, sono varie forme d'arte che parlano della vita. Però qui è tutto il film così. Sì. E ora dirò una cosa molto poco tecnica, ma è veramente, veramente lungo per dire quello che deve dire. No, secondo me io non l'ha detto. L'ha detto. No, e sono d'accordo. Cioè, per me sono d'accordo. È 12 anni da per me quelle sono lungaggini pretenziose. Esatto. Non no, secondo me no. Anche perché. Aspetta, no, Paolo, aspetta, ma quando. Non so se hai fatto caso che il contegno dei personaggi che sembra così straniante per noi, non so come dire, è un po', non so come dire, porta dietro la concezione teatrale del teatro classico che determinate cose, determinati moti dell'anima devono stare fuori fino a un certo punto. No, abbiamo ancora detto che in tutto questo c'è il fantasma di Chekhov che ha detto. Esatto, no, e che viene quindi portato in giro continuamente. Però la cosa del contegno che ho trovato interessante è che abbiano utilizzato praticamente analogamente al teatro classico un trattamento dell'obbrobrio, quindi tutte le cose che sono
considerate dello sceno e dell'obbrobrio, cioè osceno proprio nel senso che deve stare fuori dalla scena. Quindi le cose, gli elementi più crudi e più legati anche alla morte, non lo so, sono abbastanza tenuti fuori dalla scena, finché a un certo punto nel film questo contegno e quest'essere estremamente, non so come dire, compassati e privi apparentemente di emozioni, non va scemando perché emerge il portato emotivo che si fa sentire più forte e allora cambia anche il modo di parlare, cioè, e cambia il modo di agire, come dicevamo oggi, fino al momento di massima vicinanza. Oltretutto, secondo me, c'è una persona che invece è tra tutti gli attori del film che contiene, cioè un personaggio che contiene non lo frena. Esatto. Infatti, neanche si vede la scena. È una sorta di visione divina, quasi. Mi è piaciuto molto. Godò arriva dall'inizio e lo mette via proprio. Questi si sono preoccupati di dare a lui un autista per evitare che succedessero cose, diciamo, spiacevoli come sono accadute. E poi proprio, diciamo, all'interno del cast della compagnia teatrale accade una cosa terribile, però non si vede, ma è sempre, diciamo, scena, nel senso fuori dalla scena. E questo è interessante anche, vabbè, però comunque sei titolato cioè io sono consapevole che sia tutto molto interessante, cioè, e che possa essere una... perché? Tutto molto interessante, tutto molto buono però no, mi dispiace, ma mi ha tirato fuori molto e non sono riuscito a entrarci dentro. No, io, cioè, ci sta, come dicevo, invece... secondo me, il fatto di, appunto, sentirmi, non ho sentito la divisione tra vita e arte, proprio perché mi ci sono sentita anche nel momento in cui gli attori praticamente ti recitano addosso, perché ti guardano dallo schermo e ti fanno sentire. Ma non dico che ci fosse metti un banner, Alessio, metti un banner sotto che ho detto recitare addosso. Non dico che ci sia la divisione tra arte e vita, dico che è diverso addosso. Cioè, il film confonde continuamente l'arte con la vita, il teatro con la scena. Non le confonde, però coincidere. Vabbè, basta. Ok, va bene. No. Ci sto. Abbiamo capito che ci sto. È andata così. È andata così, raga. Però almeno siamo equilibrati, perché sono due. Equilibrato. Pari sì. E tra l'altro, diciamo, possiamo tornare al secondo agli Oscar e sì. Diciamo questo è il come si piazza? Sì, cioè si prenderà sicuramente il miglior film internazionale. Di quello che ci guarda qui da vicino, perché abbiamo Sorrentinone nazionale che purtroppo rimarrà a bocca asciutta. E, nonostante lui abbia ringraziato nel discorso a Venezia quando ha vinto, abbia ringraziato la maggiore responsabile del marketing di Netflix, considerata una tra le più importanti negli ultimi anni, ha fatto la fortuna dei film che poi hanno vinto l'Oscar, ha ringraziata a Venezia come per dire puntate su di me, in quella categoria non c'è solo Drive My Car che ha avuto 4 nomination, compresa quella miglior film straniero, ma ci sono anche La persona peggiore del mondo, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, che è candidata anche a miglior sceneggiatura, e Flynn, che invece è un film danese, d'animazione, ma anche documentario, quindi è candidato. Una strana... come dire... in qualche modo in una strana catalogazione diversificata, è candidato a miglior documentario, miglior film straniero e miglior film d'animazione. E per noi l'hanno visto Elena e Marika. Eccoci qua. Dai, ci vediamo insieme, tra l'altro. Esatto. Stessa esperienza. Una bellissima serata. Quindi, bravi ragazzi, esatto. Esattamente. Vai, Regina. Racconta un po' la trama, vai. Allora, per come trama ci troviamo? Allora, in Afghanistan, inizialmente. Perché ci troviamo lì? Perché il film d'animazione è costruito come un'intervista che il migliore amico del protagonista gli fa. Praticamente il protagonista è scappato dall'Afghanistan a
Copenaghen. Copenaghen sì, è la tappa finale. E, scappato dall'Afghanistan, ma questa tappa finale è veramente un distea. Cioè lui viene mandato, risputato fuori dall'oceano, indietro, insomma, diverse tappe. Passando per la Russia. Passando per la Russia, è vero. E, tentando poi di andare in Svezia, sì, poi non riuscendoci. E il film racconta questo distea qui. E la cosa interessante che mi è piaciuta è che racconta molto bene le difficoltà che un trauma così grande può dare a una persona che ha vissuto un'esperienza del genere, ma non solo, perché poi questo trauma non è soltanto portato, ma è anche vissuto dalle persone che stanno attorno a questa persona. Comunque è difficile interagire, perché è difficile raccontarsi, è difficile dire quello che sta dentro e è difficile anche... Il protagonista vive praticamente mantenendo un segreto, che non è un segreto perché è una cosa falsa, è una cosa che gli hanno detto di dire quando ha affrontato il viaggio da adolescente per mantenere lo status, esatto, di rifugiato nei paesi occidentali. E poi c'è un altro elemento di difficoltà per il protagonista, perché è omosessuale. E oltre al racconto del suo viaggio di emigrazione, c'è anche il racconto dell'uscita fuori della sua identità, sì, che tra l'altro è piaciuto un sacco a me, sì, e avviene in un modo veramente dolce, okay, in famiglia. E nulla, mi è piaciuto tanto perché poi il momento della memoria, praticamente il film è un'intervista e l'amico piazza il protagonista su una sorta di tipo tavolo rialzato, sì, un tappeto persiano sul quale è steso, esatto, sul quale è steso, e viene esatto, inquadrato dall'alto e ogni volta che ricorda chiude gli occhi, si alterna immagini di repertorio e immagini animate, sì, immagini di repertorio in cui mai si vede lui ovviamente. E questo è bello perché è come se fosse tipo il tappeto magico di Aladino, perché lui parte, va nella memoria e racconta, partorisce proprio delle cose atroci, cioè sì, che vengono fatte in modo animato, ma che come se... Il linguaggio crudo del fumetto, da questo punto di vista, sì, sì, è vero, difficili per noi da digerire, si avvalgono di questo strumento visivo. Non sono di repertorio, cioè non sono immagini vere, ma appunto passano attraverso l'animazione e però non si rende più leggere. Esatto. Cioè, assolutamente no. Però sì, veramente è un film molto bello e avrei voluto, tra l'altro, dato che noi seguiamo le vicende, diciamo, dell'infanzia e poi della vita adulta di questo profugo afghano, una volta che si sposta poi effettivamente dall'Afghanistan a Mosca e poi a Copenaghen, c'è il filo identitario del protagonista che si sposta e che subisce all'inizio gli avvenimenti politici del suo paese. Anche perché è un compagno. È vero, sì, quindi anche nella costruzione del rapporto con il fidanzato diciamo emerge questo vissuto, emerge o non emerge. Però la cosa appunto bella è che, soprattutto per quanto riguarda i suoi ricordi di infanzia, almeno mi è piaciuto molto che il protagonista riesca a vivere nella leggerezza, diciamo, cioè nella pesantezza della situazione politica e sociale in cui vive. In realtà è un personaggio molto leggero, che sì, gira per le strade vestito indossando i vestitini delle sorelle e con la musica, diciamo, degli anni 80 nelle orecchie. Walkman, esatto. Tra l'altro anche il prespizza c'è, perché ce l'hanno. È vero. Abbiamo un numero elevato anche di Walkman. Ok, adesso l'ha portato a casa. Parallelismi. Ma non siamo ancora riusciti a farlo funzionare. È quello di Sorrentino. Lo step fondamentale per diventare Paolo, Paolo, se ci stai guardando, Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino, molto Sanderson. Ragazzi, siamo già a 43 minuti. Sì. Vai, facciamo velocemente con... Comunque, ragazzi, no. Parliamo una seconda di Crespizza che... È vostro.
Vai, sì. Licorice Pizza ha detto che sostanzialmente l'unica vera categoria. Perché, perché correva fare... L'unica vera categoria in cui in gioco è il miglior, nonostante ci sia la regia, il film e qualcos'altro che non mi ricordo, è la sceneggiatura originale. Sì. Che speriamo tutti possa prendere, non so, forse tu no. No, perché sfida è fatta solo per... Ah, solo ok, per ok. Tra la lotta, sì, e... E cosa, perché corrono? Allora, signor Sagredo ci chiede, ma perché correvano? I protagonisti del film, perché si corrono dietro? Perché si corrono, perché parliamo, signor Sagredo, anzi, è una persona cinica e distaccata e in amore si corre e si fugge. E si fugge e ci si fugge addosso. Altro banner. E si scivola anche come nel momento apicale più bello del film. E cosa parliamo dell'ultimo film di Paul Thomas Anderson, che è uno dei registi più importanti al mondo, sicuramente insieme a Tarantino, regista americano più importante, più bravo, più chiamo fratellastri. E però, a differenza di Tarantino e di Coen, che sono gli ultimi forse grandi autori nati negli anni 90, è il più sfigato, cioè il mio conosciuto ed è anche il meno capito dall'industria contemporanea. Ed è veramente come parlare di un Francis Ford Coppola nei giorni nostri, che però non ha avuto alcun riconoscimento, anche agli Oscar, verrà probabilmente snobbato anche questa volta. Licorice Pizza è una ennesima parte della sua americanologia, per citare un critico e docente che ha definito così un tassello di licorice, cioè Licorice Pizza come un tassello della sua americanologia, che sarebbe la grande storia dell'America, vista ogni volta in un aspetto diverso, con piccole storie che diventano sempre grandissime. Questa è essenzialmente una storia d'amore negli anni 70, ad inizio anni 70. Allora, signor Sagredo ha provato a dare una sua interpretazione sulla corsa e ci dice: ho provato a rifletterci quella sera e l'unica idea che mi è venuta in mente è che fosse importante il fatto che la prima volta che lei corre lui fosse stato bloccato, ammanettato. Non so cosa voglia dire comunque, quindi forse... signor Sagredo, quando lui non può. Secondo me ti sei un po' fissato su un dettaglio. Secondo me sì, non vorrei dirtelo. Vabbè, andiamo avanti. Benvenuti alle ossessioni, perché stiamo parlando di corpo. Ah, beh sì, è vero. Ti ho nascosto. Niente, sostanzialmente è una storia d'amore di due ragazzi, lui 15 anni, lei 25, sì. E lui inizia a stalkerarla, diciamocelo. Sì, sì. Possiamo dirlo, si può dire. Giustamente ammettato per questo. No. Finisce in carcere per questo. E lei famiglia ebraica, dettaglio importante e comico, per alcuni scherzi. Ed è sostanzialmente una storia al cuore veramente piccolo, cioè due ragazzi si conoscono e si inseguono, ci sono dei sentimenti da conquistare. Allora, si conoscono con una velocità imbarazzante. Il film inizia con loro che loro si conoscono. Il film inizia, noi lo sappiamo come inizia perché abbiamo perso. E già si erano conosciuti, quindi noi come si conoscono effettivamente. E nulla, però ha un passo sostanzialmente da grande, si chiama, che è un film epico, al di là della ricostruzione storica, ma ha il tono e la grandezza da film epico che ci vuole raccontare non solo non solo un periodo storico, perché non è che faccia quello, in qualche modo però di striscio lo fa, ma poi ci vuole raccontare come quei personaggi hanno vissuto quei momenti in quegli esatti istanti. Racconta una città. Cioè, la storia è costella veramente, cioè punteggia proprio in modo molto... Anche perché sostanzialmente non è un grande racconto, è un grande racconto. Sono tanti piccoli racconti. Per quanto riguarda lo stile, per quanto riguarda il tono della... Sì. Però è sostanzialmente piccoli frammenti di vita di ragazzi, cioè è molto eterogeneo.
Sì. E... in una Los Angeles dalla sua parte, quella un po' più hippie, com'è che si chiama quella valle? A me era un po' in mente, cioè quando commentavo un po' dicevo che comunque avevo magari nel sottofondo una scuola time in Hollywood un po' per l'epoca storica, però poi giustamente Palme e ovviamente no, cioè poi non possono essere paragonati perché no, sono no. Le intenzioni diverse. No, però, anche esteticamente, l'effetto pellicola, poi lo vado bene un po' tecnicamente, sì, queste luci che sulla pellicola danno un certo effetto, sì, questi riflessi sulle carrozzerie metalliche delle macchine, la sensazione è quella. E anche i materassi, materassi. È vero. Però Tarantino ci è arrivato alla fine a parlare della storia dell'America, no? Cioè, gli ultimi tre film ha iniziato a parlare in Django, in Hateful Eight. Sì. Invece, veramente, Paul Thomas Anderson è da più di vent'anni che parla... Tarantino. Tarantino. Esatto. Tarantino. Paul Thomas Anderson è più di vent'anni che parla dell'America e lo fa attraverso il filtro della... cioè di qualcosa di andato, di perduto. È da più di vent'anni che non fa un film ambientato nei giorni nostri, sostanzialmente. Sono tutti film che parlano a ritroso e parlano del ricordo che i personaggi hanno di quei momenti. Niente, basta. Sì, tra l'altro in questo film si incontrano tanti fantastici personaggi, nel senso di persone collocate nell'universo, anche se è molto piccolo, della città in cui questi nostri due protagonisti corrono e si rincorrono, e sono, cioè, sono ognuno personaggi che non sono approfonditi. Purtroppo no. Purtroppo, ma purtroppo è anche un bel effetto, secondo me, perché tanto non è il focus, non so come dire. Sì, no, è vero. E sono fantastici, divertentissimi, caratterizzati, caricaturistici a volte, però sempre. È come se fosse tutto ammantato di una luce onirica, che è data dal fatto che noi stiamo guardando due ragazzi che si stanno innamorando, ed è tutto filtrato da quello che loro, da come loro lo percepiscono, come se fossimo all'interno del loro sì, sguardo. Si dovranno un po' fare gli adulti, cioè sì, lei sì, non è adulta, è quasi adulta, ma in realtà non mica tanto. Lui si sente, lui sta bene nell'età in cui è, si sente adulto nell'età in cui è. Lei invece ha 24 anni, quindi in quel momento in cui 25, quindi cerchi di abbracciare le cause da trentenne, e poi invece è ancora un bambino. Lui non sembra un quindicenne. No. No, no. No, anche... il genere è un pochino più alzato, che sia un pochino più alzato e strutturato. Un po' cresciuto. Sì, un po' cresciuto. Sì, un po' più. Sì, anche nel rapporto con sua mamma, per esempio, non è per niente. Cioè, nel senso, è quasi più adulto di sua mamma, sì, secondo me. E allora, poi sostanzialmente cosa fa? Allora, lei cosa fa? Nella vita all'inizio lei fa le foto agli animali scolastici, cioè, aiuta un'azienda fotografica. No? Esatto, sì. E lui invece fa l'attore in parti da ragazzino, però ha un po' la vocazione da seller, no? Cioè, da venditore, da venditore. Si inventa un business incredibile di materassi all'acqua. Geniale. E iniziano insieme a smerciarli in giro per Los Angeles. E... I'll make it fucking horny, scena fantastica della telefonata. Bella. Con la il materasso. Vieni sulla scrivania. Ci sono tanti. Ah, questo è un cult. Questo film è nato cult. Diciamo, sì. Ci sono scene iconiche che citeremo all'infinito per i prossimi anni. E comunque, io in realtà di Paul Thomas Anderson ho visto tutta, credo, non mi ricordo, però sicuramente il film nascosto. E non si possono, credo, fare nessun parallelismo tra questi due film, però... ho trovato molto nel, diciamo, non so come dire, nel rimbalzo dei movimenti tra i due protagonisti che si cercano e poi si evitano e poi si riprendono e poi uno va dietro l'altra e poi l'altra va dietro quello, cioè per la usare... stessa dinamica del film nascosto, sì, che sì, sì, tira un protagonista all'altro e poi... Per usare il termine strano, tanto amato dalla generazione Z, tossico. Sì, ma è vero. Un rapporto tossico. Sì. Cioè, va se bene, non so se è particolarmente tossico. Ma a livello nocivo, cioè, fisiologico. È probabilmente bellissimo. Cioè, nel senso, anche tipo il rapporto è così, è un po' crudele, però è sofisticato. Cioè, è amore in quello, capito? Alla fine.
L'amore anche quando è crudele. Sì, cioè, lei è un po' strega di bianca e nera. Ma perché poi lo stesso effetto della fine del film nascosto è, vabbè, questi due possono stare solo con loro stessi. Allora questo si chiama proprio a capire. Esatto, questo è un po' l'effetto finale che dicevo. Che poi va bene così, che poi si tiene anche così. Sì, sì, sì. E quindi basta. Alla fine non è più amore tossico, ma è amore perché più... è amore più forte. Meno per me, ma più. Beh, ha una colonna sonora bellissima. Sia con il soundtrack, cioè lo score di Johnny Greenwood, che è il chitarrista dei Radiohead, sia il modo con cui fa combaciare le musiche e con le scene che ha sempre fatto. Fantastico, cioè come dalla musica faccia scaturire un'emozione, un ricordo, perché ripeto, secondo me tutto il film è giocato sul fatto che noi stiamo guardando con il filtro della mente o del corpo loro, quindi è già tutto sogno, è già tutto ricordo e memoria, però le canzoni fanno emergere, cioè simultaneamente allo svolgersi delle scene, come loro si sentono sulla scena. In particolare, cioè, è una cosa di molto difficile. Cioè, secondo me, anche in questa città le musiche non vanno a esaltare momenti più utopici, ma tipo, ad esempio, anche Bowie è bruciato, cioè la canzone è quando lui fa quella corsetta. Che corsetta, la bomba! Perché uno se lo sa già. Però non è che un momento topico per, cioè, nel senso, non è una scena da dire, sai, tipo la scena della macchina, dei vedere del camion, in cui ti aspetti, magari sai che. O momenti tipo anche il momento della corsa, ok? Sono tipo amplificatori emotivi delle musiche, più che dei fatti concreti. Sì, perché poi Balmer ha amplificatori emotivi. Diciamo che è tutto, ragazzi. Vuoi insultare Dune? No. Dune vincerà. Diciamo un attimo cosa vincerà Dune. Vincerà suono. Vincerà cosa? Non ricordo. Molto probabilmente colonna sonora. Seconda colonna sonora di Hans Zimmer. Dopo quello 95 per il Re Leone. Ma colonna sonora non è... No, quella che sarà canzone. Scusate, mi sono perso gli ultimi 20 secondi. No, che Dune vincerà, sicuramente, molto sicuramente, cioè quasi sicuramente la colonna sonora, la seconda di Hans Zimmer dopo Re Leone, e la fotografia, molto probabile, lo stesso di Greg Fraser, lo stesso di The Batman, due fotografie completamente diverse tra l'altro, e vincerà il montaggio, quasi sicuramente, e il suono. Quindi queste quattro tecniche molto ciccione, molto importanti, le vincerà solo per i tecnici e resterà a secco, pur essendo il fin dell'anno per quanto riguarda l'industria, cioè quello che ha poi sollevato il botteghino. Ovviamente Spider-Man No Way Home è stata il culmine del ritorno alla normalità per quanto riguarda il cinema, una qualità sempre diversa rispetto a prima della pandemia. Però Dune è stato un po' il film blockbuster d'autore, ma comunque anche per il grande pubblico, con gli attoroni, e diciamo che è l'unico film di cui veramente, cioè che il pubblico veramente ha visto e di cui forse le persone possono ricordarsi qualcosa. Perché, ma invece, cioè, okay, ci sono sceneggiatura, no, che la cosa della sceneggiatura non originale, quindi adapted screenplay, per cui sono candidati Coda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal, film di Maggie Gyllenhaal, sceneggiato da Maggie Gyllenhaal, ma tratto da un libro di Elena Ferrante, e poi Il potere ecco del cane. Ecco. E di quello no, l'unica cosa che vorrei dire, cioè che poi andiamo verso la chiusura, è che dalla migliore sceneggiatura non originale, forse spendere soldi del per miglior film, perché Coda e Il potere del cane se lo contendono un po' questo premio, con anche The Lost Daughter, che è cresciuto molto negli ultimi settimane, però ecco, se Coda non vince miglior sceneggiatura non originale, visto che ha solo tre candidature, sì, compreso
il migliore attore non protagonista, il padre della famiglia, che probabilmente vincerà, però avendo solo 3 nomination, se non vince neanche miglior sceneggiatura non originale, è difficile che arrivi anche a vincere miglior film. Se invece vince la sceneggiatura, può fare con un colpo di scena incredibile, perché fino a 2 settimane fa era impensabile, il colpo grosso ed arrivare anche a miglior film. Poi non è detto, perché Spotlight aveva vinto anche solo con 2 premi, uguale, sceneggiatura originale, miglior film, però è un film un pochino più solido, che sin da quando è uscito a Venezia era piaciuto molto anche alla critica, mentre Coda è sostanzialmente rimasto tiepido alla critica e anche al pubblico, perché ripeto, non l'ha visto veramente nessuno. Sì, stiamo parlando del caso Spotlight. Esatto. Potremmo fare allora a questo punto, cioè, i nostri favoriti per il miglior film, quelli che noi vorremmo. Che noi vorremmo. E basta, poi andiamo allora, a mangiare la pizza. Esatto. Tra poco suona. Ale, inizia te con il tuo favorito miglior film. Da cine hipster, io voglio il licorice pizza in testa. Quindi ancora di più del potere del cane? Che sappiamo che adesso è sempre piaciuto. Anzi, non è il momento mai per parlare insieme, siamo in chiusura. Per me, è rosso, per me, ragazzi, è dopo un momento. Sì. Dico di pizza. Drive My Car proprio senza ombra di dubbio. Ragazzi, Drive My Car senza ombra di dubbio. Drive My Car. Basta, Drive My Car. E anche se non Drive My Car, Licorice Pizza. Esatto. O Belfast, massimo, ma Drive My Car sicuramente. Poi naturale, poi magari un giorno se ne parlerà. Sì, e poi tra questi sono candidati. Sì. Non abbiamo nominato Don't Look Up, King Richard, che è il film con cui Will Smith vincerà. Sicuro. Dopo la nomination per Ali di Michael Mann. La ricerca della felicità di Damiano Muccino vincerà il suo Oscar, il suo primo Oscar, è il film che racconta la storia della famiglia Williams delle tenniste, di Serena e Venus. Poi non abbiamo nominato Nightmare Alley, che è nominato in pochissime categorie, di Guillermo del Toro, che secondo me manca adesso molto bello, un remake di un film degli anni 40. Certo, e vale soprattutto la fine. Il grande scusa della nostra chiacchierata è questa storia del più importante regista di tenniste in vita. Stefano Verdone, sì. Però anche io dico le corrispondenze. Era in cuore. Niente, ora vi lasciamo qui. A chi vi lasciamo, ragazzi? Un altro programma del palinsesto. Esatto, che sta a voi scoprire. Esatto, quindi restate collegati. Stasera, non sono due. Vabbè, dobbiamo spammare un po' di social, un po' di... Siamo sicuri che ci sia un programma dopo di... Non è detto, perché è un altro si continua. Ci sono modi per scoprirlo, restate collegati su Twitch e vedete. Comunque, spammiamo i canali social. Intanto, se state seguendo questa diretta senza essere registrati a Twitch, fatelo, nel senso registratevi, ci vogliono 2 minuti, iscrivetevi al canale, non costa nulla, e aiuterete Radio Echo a crescere su Twitch. Poi Instagram, Facebook, i classici canali social su cui potete trovarci. Fate girare. Scrivete Radio Echo e trovate la pagina senza alcun problema. Grazie. Basta, ciao. Grazie all'ascolto. Sì. Buonasera. Ci vediamo venerdì. Ciao. Ciao.